Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno del giardino del convento dei Frati Minori Cappuccini per andare a raccontarvi un aneddoto che riguarda la vita di fraternità con i suoi confratelli. E Padre Marcellino Iasenzaniro, nel suo libro Profilo di un Santo, volume numero 1, che ci racconta quale fosse il reale cibo di Padre Pio. Più volte ci siamo imbattuti in questo argomento. Padre Pio, lo sappiamo, mangiava veramente poco, ma come riusciva a sostenersi? Ci dice Fra Giovanni Sammarone da Trivento, il quale è stato per un bel po' cuciniere del convento di San Giovanni Rotondo, lui ha lasciato una testimonianza. 1949, Padre Pio, stando a letto per 17 giorni, si è cibato solo di Eucaristia. I piatti che mandavo in camera ritornavano indietro, in cucina, come erano saliti. Nel viso, che esprimeva tutta la sua grande sofferenza, solo gli occhi erano rimasti belli, come sempre. Ma quando si è alzato, il padre appariva come se non avesse sofferto nulla. Il giorno dopo che aveva lasciato il letto, padre Agostino da San Marco in Lamis passava con padre Pio innanzi alla stanza del granaio e, vedendo la porta aperta e lì la bilancia, il padre superiore volle pesarlo. Così pesò un chilo in più di quando si era messo a letto 17 giorni prima. Vedendo questo, padre Agostino disse: «E com'è, Piuccio, che pesi un chilo in più?» E lui rispose: «Beh, dopo essere stato tanti giorni senza lavorare», replicò padre Pio. Il confratello dunque, oltre alla conferma dell'aumento di peso in padre Pio dopo un lungo digiuno, vede così in Gesù sacramentato il suo vero sostegno, il suo vero cibo, il suo sostentamento. Ma c'è da tener conto anche di un altro attestato, Giovanni Binda, ragioniere dirigente di Casa Sollievo della Sofferenza, afferma che padre Paolino da Casa Calenda, che è stato superiore del convento per alcuni anni, gli ha raccontato che padre Pio per 40 giorni ha solo ricevuto la comunione e dopo si ripesarono tutti e due. Padre Paolino pesava sempre quanto pesava prima di questi 40 giorni, padre Pio invece era aumentato di 5 kg. Padre Isidoro Di Leo, da San Nicandro Garganico, era convinto che l'Eucarestia fosse proprio la vera e propria forza vitale di padre Pio. Alla morte di questo confratello, tra le sue carte fu trovata una nota, e vado sul virgolettato: «Una volta nel passare dinanzi al granaio, vedendo la bilancia, ci pesammo successivamente, sia io che padre Pio. Il mio peso risultò molto superiore al suo e allora gli dissi: "Ma padre, lei non mangia, lei fa penitenza." "Eppure io mangio", rispose padre Pio. Per me, aggiunge padre Isidoro, nel dire questo il padre si riferiva proprio al cibo eucaristico. Lo stesso poi padre Isidoro ha raccontato un fatto direttamente a padre Marcellino Iasenzaniro, che lo riporta nel suo libro. In un'altra circostanza, al refettorio, dissi a padre Pio: "Lei, padre spirituale, non mangia mai pane." Padre Pio, che, come abbiamo già osservato, in realtà a mensa non toccava il pane, rispose, alludendo certo ad un altro nutrimento: "Eppure io lo mangio."